Italia, direttiva Bolkestein, ambulanti e concessioni demaniali marittime, rischio di sdemanializzazione, cercasi concorrenza, anzi concorrenza cercasi. Come ho avuto modo di dire le altre volte, il Comitato Radicale per Matrei ha organizzato questa serie di tavole rotonde, ognuna con un singolo argomento. Grazie. Per evidenziare alcune battaglie di interesse del Partito Radicale in materie che riguardino la giustizia e il riconoscimento dei diritti. Oggi noi parleremo appunto di questa famosa, abbastanza conosciuta, direttiva Bolkestein, che riguarda i servizi, in particolare per due settori, le concessioni demaniali marittime, cioè sostanzialmente le spiagge, gli istituti balneari sulle spiagge, e il commercio ambulante. Questa direttiva impone allo Stato italiano, che ha sostanzialmente un'esclusiva per quanto riguarda le spiagge da una parte e il commercio ambulante, di mettere a gara le concessioni che dà di volta in volta per lo sfruttamento di questi beni che sono beni dello Stato. Finora lo Stato italiano è stato molto restio a fare una gara per la concessione di questi privilegi. Normalmente usava fare trattative private e di volta in volta rinnovava, senza ovviamente alcun tipo di altra gara, queste concessioni. Noi sappiamo anche, ed è cronaca recente, dell'ulteriore proroga dei termini di entrata in vigore di questa normativa per quanto riguarda appunto il commercio ambulante e le concessioni demaniali, e tutto il caos suscitato dal fatto che doveva entrare in vigore all'inizio di quest'anno e che poi è stata a furor di popolo prorogata ulteriormente. Io innanzitutto volevo ringraziare comunque Radio Radicale per il supporto che ci viene dato anche questa volta nella videoregistrazione di questo evento, e senza fare altre ulteriori perdite di tempo volevo passare la parola alla prima delle nostre relatrici, l'avvocato Maria Laura Turco, che ha seguito personalmente come avvocato ovviamente vicende di questa natura fino alla loro, come dire, ulteriore situazione di un ricorso alla Commissione Europea. Vogliono gli applausi? No. Allora, come diceva l'avvocato Tarfaglia, la violazione sistematica da parte del nostro paese delle convenzioni e dei trattati internazionali, quanto emerge dall'osservazione dello stato della giustizia in Italia. E quindi noi, attraverso la semplificazione di casi concreti, in particolare oggi del caso della Bolkestein, vogliamo evidenziare l'atteggiamento che ha il nostro Stato di è un atteggiamento costante di non adoperarsi per eliminare tutte quelle norme che sono incompatibili col sistema delle norme europee e di resistere, proprio fino al momento estremo, di resistere fino al momento in cui viene irrogata la sanzione, e delle volte anche oltre, come per esempio potremmo vedere nel caso dei aiuti di Stato forniti ai comuni di Chioggia, a operatori in aziende nei comuni di Chioggia e Venezia. E tornando al nostro discorso, potremmo vedere invece come il nostro Stato è arrivato addirittura ad omettere di notificare quei provvedimenti che erano stati presi in contrasto con la legislazione europea. E diciamo che questo qui è anche un atteggiamento italiano che contrasta con il principio di lealtà contenuto nell'articolo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui
quale gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare i loro obblighi, e tutti quegli obblighi che nascono dai trattati e appunto si impegnano anche a non nuocere al buon funzionamento dell'Unione Europea. Diciamo che al 15 di febbraio l'Italia ha 72 procedure di infrazione aperte e riguarda soprattutto norme ambientali. Diciamo, passando alla direttiva Bolkestein, lo scopo di questa direttiva è di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso la conformità delle norme tra gli Stati membri e possiamo dire eliminare la burocrazia, cioè sono dei moduli uguali, conformi in tutti i paesi dell'Unione e anche le procedure di accesso alle attività per le quali viene fatta richiesta dovrebbero essere procedure uniformi. E, quindi vabbè, passiamo alla lettura dell'articolo 12 della direttiva, che sarebbe quello che ci interessa per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime. Allora, perché poi spiegheremo una serie di cose. L'articolo 12 prevede che qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi, continua l'articolo 12, l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. Su questo possiamo dire che il bando di gara pubblica produce concorrenza e quindi contenimento dei prezzi, ma soprattutto c'è un adeguamento dei servizi offerti a tutti quelli che sono gli standard europei più evoluti e quindi vabbè, in sostanza migliori servizi a prezzi più bassi. E questo qui un po' contro le tendenze corporative che tentano di creare e conservare dei privilegi di poche persone, di operatori che già sono e operano sul mercato. E quindi vabbè, questo. Però vorrei dire anche un'altra cosa, che questo articolo 12, oltre a tutelare gli interessi degli operatori ad essere presenti gli interessi di quegli operatori che ancora non sono presenti sul mercato, tutela soprattutto anche i cittadini, cioè coloro che sono i titolari di questo bene pubblico, perché cerca di conservare la pubblicità di questi beni. Avevamo già nelle istituzioni di Giustiniano che per legge di natura questi elementi sono comuni a tutti, a tutta l'umanità: l'aria, l'acqua dolce, il mare e quindi le sponde del mare. Allora, con l'articolo 12 della direttiva Bolkestein noi vediamo che la prescrizione è che l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata, adeguata, e quindi questo qui significa che non c'è quella privatizzazione, quel sentirsi e diventare proprietari di quello che è un bene pubblico, un po' come noi possiamo vedere è accaduto sulle spiagge, laddove molti concessionari, parlo del lungomuro di Ostia ovviamente, si sono piano piano recintati le spiagge con un muretto verso l'esterno, perché secondo loro così tutelano la privacy dei bagnanti e quindi la spiaggia è diventata per loro quasi un feudo, una proprietà privata. Allora, diciamo, questa relazione che andiamo a fare io vorrei dividerla in due parti. In una prima parte vorrei ripercorrere molto brevemente la recente storia normativa delle concessioni demaniali marittime in Italia, vorrei fare questo per evidenziare alcuni elementi sui quali riflettere, perché sono proprio quegli elementi che ci fanno emergere quello di cui parlava l'avvocato Pazzaglia, il caso Italia, no?
e diciamo ripercorrere tutta questa legislazione che si è succeduta nel tempo fino ad arrivare alla sentenza del 14 luglio del 2016 della Corte di Giustizia Europea e fino al disegno di legge predisposto dal governo che secondo me così com'è ci espone a sicure sanzioni da parte dell'Unione Europea. E poi invece una seconda parte forse un po' più normativa nella quale mi coadiuverà molto meglio, perché io non mi intendo di diritto amministrativo, l'avvocato Giovanni Pesce che è molto bravo invece su questo argomento, dicevo su questa seconda parte, cioè sull'efficacia self-executing di quella parte della direttiva, cioè le direttive non sono mai, la direttiva non è che self-executing la direttiva, delle parti possono essere self-executing, significa di immediata applicazione e ciò avviene quando queste sono già complete, quando è scaduto il termine per la loro applicazione e insomma c'è anche la Corte Costituzionale che ha indicato quando è che una direttiva è self-executing e comunque nella sentenza del 14 luglio 2016 è la stessa Corte di Giustizia ad indicare che la direttiva Bolkestein è immediatamente operativa perché non ha bisogno di niente per essere applicata, cioè è già di per sé valida, efficace ed applicabile, per cui non serve nessun altro intervento, né disegni di legge né niente per applicarla, dovrebbe essere applicata. E niente, quindi appunto dicevo questa seconda parte fino ad arrivare a qualcosa di concludente, cioè l'aspetto pratico di questa nostra ricerca, cioè il fatto che i sindaci non stanno dando applicazione ad una norma che nella gerarchia delle fonti è addirittura più importante della Costituzione. Allora, diciamo, tornando alla prima parte, facciamo un po' la storia, che è una storia, la storia della direttiva Bolkestein, la storia di come questa direttiva è stata aggirata dal 2009 ad oggi, in relazione appunto alle concessioni demaniali marittime, e quindi è una storia di illegalità, di artifici e raggiri, possiamo dire, dove dobbiamo andare a vedere quali sono quegli elementi che fanno la costante e che fanno emergere quello che noi abbiamo chiamato il sistema Italia. Scusa un attimo Maria Laura, prima che tu entri prima di entrare proprio nella questione, volevo farti una domanda così provocatoria. Tu hai parlato dell'articolo 12, ce l'hai letto e parla e dice che tutte le volte che lo Stato ha per alcune attività, come dire, una limitata disponibilità e quindi lo fa attraverso concessioni, bisogna che queste siano autorizzate, che siano date tramite gara, eccetera. Volevo chiederti, ma questo articolo 12 è limitato solamente ai due casi, alle due questioni di cui oggi parliamo, cioè le spiagge e gli ambulanti, oppure tutte le volte che c'è qualcosa? Tutte ti faccio le volte. Questa tutte le volte. Per esempio i parcheggi, per esempio quei bar che sono, che ne so, su Al Vittoriano, no? I bar che sono dentro i monumenti, dentro i musei, i parcheggi quelli sulle adiacenti le spiagge, oppure che ne so, quello di Villa Borghese, cioè laddove c'è scarsezza di risorse naturali è sempre applicabile questa direttiva Bolkestein, perché altrimenti cioè accade che di quei beni che sono ovviamente molto fruttuosi, no? Pensiamo al bar quello che sta su Al Vittoriano, cioè non è la stessa cosa che il bar che sta sotto casa tua. Quindi uno squilibrio evidente. Sì, la mia domanda era ovviamente provocatoria, perché oggi noi parliamo di alcuni aspetti di questo articolo 12 relativamente alle spiagge eccetera, ma recentemente ci sono state delle altre situazioni in cui la scarsità naturale o innaturale, io penso al caso dei tassisti, la cui licenza ovviamente non è scarsa per natura, perché dipende dal comune il numero delle licenze date o non date, però attraverso questo sistema del contingentamento tu crei quella situazione di scarsità per cui potrebbe essere applicabile questo, ma non c'entra oggi su questo. No, invece su questo l'avvocato Giovanni Pesce saprà senz'altro soddisfare la tua richiesta. Allora aspetto, sì. E ti ritorno. No, perché so che è bravo su questo. Ma
ne parliamo adesso? No, adesso io ho fatto questo intervento e ho distratto un attimo Maria Laura, adesso... Non mi sono distratta perché allora diciamo che tutta la storia inizia da una procedura di infrazione, la 4908 del 2008, aperta nei confronti dello Stato italiano, e non perché c'era già la direttiva, cioè c'era già la direttiva Bolkestein, però non per infrazione alla direttiva Bolkestein, ma per infrazione a norme che erano nel codice della navigazione, quindi dal 1942, in particolare l'articolo 37 del codice della navigazione, che prevede il diritto di insistenza del concessionario uscente, cioè quando c'è da assegnare una concessione demaniale marittima a scopo turistico o ricreativo, l'articolo 37 diceva che di preferenza doveva essere offerta al concessionario che già l'aveva gestita. Questa norma e un'altra norma che era stata inserita a modifica del regime precedente su pressione del senatore Massimo Baldini, che è una persona molto conosciuta, no, nell'ambito dei sindacati balneari, perché si è occupato spesso di questo, aveva introdotto invece la norma del rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni, e quindi è l'articolo 88, la legge 88 del 2001, che è andata a modificare quello che era il decreto legge 400 del 93, convertito in legge 494 dello stesso anno. E quindi diciamo c'era questo contrasto della legislazione italiana rispetto a quello che era l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sulla libertà di stabilimento, no? La libertà dei cittadini dell'Unione di stabilirsi in qualsiasi paese dell'Unione stessa. Allora, che cosa succede? Che per far chiudere questa procedura di infrazione il governo italiano predispone un decreto legge il 27 dicembre del 2000, no, il... vabbè, non me lo ricordo, mi pare il 27 dicembre, predispone questo decreto legge che poi notifica all'Europa, ma successivamente alla notifica del decreto legge viene a prova, quando la legge di conversione di questo decreto legge, che è la legge 25 del 2010, lo modifica, cioè senza dire niente all'Europa, gli notifica il decreto legge che eliminava sia il diritto di insistenza sia il rinnovo automatico, quando poi va a convertire in legge reintroduce invece il rinnovo automatico. In questo modo chiaramente cioè era come se nulla fosse stato fatto, perché se tu reintroduci il rinnovo automatico e quindi dice che la concessione viene automaticamente rinnovata di 6 anni in 6 anni, eccolo là che il concessionario uscente non se ne va più, e quindi hai reintrodotto di fatto anche il diritto di insistenza. Però l'Europa se ne accorge perché nel maggio invia una ulteriore lettera di messa in mora, contestando proprio che con il decreto legge erano stati espunti i principi in contrasto con il diritto europeo, ma erano stati di fatto reintrodotti con la legge di conversione. Per cui passa ancora tempo, perché poi il giochetto è proprio quello, cercare di far trascorrere del tempo per conservare la situazione così com'è, no? Passa ancora tempo e con la legge un'altra cosa c'è da dire, che con quel decreto legge l'Italia chiedeva anche un periodo transitorio, e dice allora tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 sono automaticamente prorogate fino al 2012, poi si è fatta l'ulteriore sconto fino al 31 dicembre 2015, per cui questa legge di conversione conteneva anche questo rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2015. Allora dicevamo che quindi appunto questo decreto legge 194 del 2009 soddisfaceva queste richieste, la legge di conversione 25 del 2010 no, per cui arriva l'ulteriore lettera di messa in mora e a quel punto l'Italia deve attivarsi, per cui si arriva alla legge 217 del 2011, sì, e con questa legge praticamente viene abolito finalmente questo rinnovo automatico e l'Italia si dà un ulteriore periodo di 15 mesi
mesi e dice che procederà a un riassetto dell'intero settore balneare entro 15 mesi. Questi 15 mesi sarebbero scaduti il 17 aprile 2013. Prima ancora che scadessero c'è un altro elemento sul quale riflettere, perché che cosa succede? Che c'è un blitz, diciamo, e l'onorevole Gasparri fa questa cosa e praticamente è quello che fa questa proposta, voglio dire, e praticamente con la legge 221 del 2012 si introduce un articolo 34 duodeces, che quindi nessuno si va a leggere, perché chi è che si va a leggere l'articolo 34 duodeces di questa legge lunghissima, con la quale per un accordo tra il PD e il PDL all'epoca e col contro il volere del governo Monti, e quel termine che di proroga al 31 dicembre 2015 viene di fatto esteso fino al 31 dicembre 2020, per cui tutte le concessioni balneari in essere al 31 dicembre 2009 si intendono automaticamente prorogate fino al 31 dicembre 2020. Poi che fanno? Il governo Monti cade e loro zitti zitti non lo notificano all'Europa questa legge, come invece è d'obbligo, per cui l'Europa non lo viene a sapere. Glielo facciamo sapere noi, perché con un ricorso per procedura di infrazione segnaliamo questa cosa alla Commissione Europea, ma diciamo non succede ancora niente, perché ci mettono circa un annetto intanto che esaminano questi ricorsi. Quando è in materia ambientale magari sono più veloci, ma in queste materie insomma sono meno celeri, e per cui succede però per fortuna che c'è un ricorso in via pregiudiziale da parte del TAR Lombardia e del TAR Sardegna, perché c'erano stati questi sindaci, chiamiamo così, virtuosi, che avevano applicato la direttiva Bolkestein, cioè non appena la concessione la quale nel senso del lago lacustre, per cui era scaduta il presidente del consorzio della sponda bresciana del lago di Seo e di Garda non ha rinnovato la concessione al concessionario uscente che gli chiedeva il rinnovo, e ha invece indetto un bando di gara per la sua assegnazione. E quindi per il caso di questo barcarolo del lago di Garda tutta la questione è emersa, e quindi in Europa si sono accorti che c'era una legge che consentiva la proroga delle concessioni in essere fino al dicembre 2020. E infatti il TAR Lombardia chiedeva se questa legge italiana poteva, perché il concessionario del lago di Garda dice no, io non me ne vado, io ho diritto di restare, perché è vero che la concessione è scaduta, ma c'è questa legge che dice che io ho diritto di restare fino a dicembre 2020, per cui il TAR Lombardia dice ma questa norma non è compatibile con il diritto europeo, che in ogni caso nella gerarchia delle fonti prevale addirittura sulla Costituzione, e quindi riteneva che non dovesse concedersi questa proroga automatica. A quel punto anche il TAR Sardegna ha sollevato la questione, perché era accaduto anche al comune di Porto San Paolo che il concessionario uscente pretendeva di restare, invece il sindaco aveva anche lui applicato la direttiva Bolkestein, per cui riteneva che la concessione fosse scaduta, aveva indetto il bando di gara. E niente, quindi a quel punto la questione si è sollevata e quindi si è pensato a una risoluzione, e lo stesso Parlamento, e qui troviamo un altro elemento sul quale riflettere, a Ferragosto del 2015, quando insomma non c'era l'attenzione dei cittadini su quello che accadeva in Parlamento, ha convertito in legge un decreto legge 78 del 2015 che era sugli enti territoriali, dove in un articolo anche qui nascosto, perché l'articolo 7,9 septes deces, cioè in un articolo 7 al nono comma ci sono altri 17 sottocommi, a questo 17esimo sottocomma c'è un articolo, c'è una norma che prevede così: in previsione
dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia del Demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta attivano i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice della Navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. Allora, l'articolo 35 del Codice della Navigazione è quello sulla sdemanializzazione, cioè dice che le zone demaniali non ritenute utilizzabili, non più utilizzabili per pubblici usi di mare, possono essere escluse dal demanio. Questo qui significa che i cittadini perdono una parte del loro territorio, cioè qualcosa che è nostro viene sdemanializzato, dato ai comuni, e i comuni poi possono venderlo, affittarlo, ci fanno quello che vogliono, che diventa loro proprietà, e non noi abbiamo perso qualcosa in cambio di niente. In questo modo è chiaro che i sindaci potrebbero poi favorire quei concessionari che già sono titolari degli stabilimenti, potrebbero fare insomma qualsiasi cosa, però noi non abbiamo più alcun potere su quella materia, che è una materia riservata. E poi, se invece andiamo a vedere, quella della libera concorrenza, del libero mercato, è una materia riservata esclusivamente allo Stato. E niente, quindi questa legge entra in vigore il 15 agosto del 2015, e per cui noi, Partito Radicale, predispone immediatamente un nuovo ricorso per procedura di infrazione per segnalare la questione alla Commissione europea. Nel frattempo si inviano delle lettere a tutte le regioni che hanno dei comuni costieri per sapere che tipo di applicazione stanno dando a questa legge, perché perdevamo insomma territorio, no? E loro zitti zitti, noi invece cerchiamo di arginare, insomma. Un altro elemento sul quale riflettere è questo: gli italiani non ne sapevano niente, i balneari sapevano benissimo di questo decreto legge 78, perché hanno cominciato ad attivarsi e a fare pressione sui sindaci, sulle regioni, affinché si procedesse alla sdemanializzazione. Abbiamo anche delle riviste specializzate che loro si stavano occupando insomma in modo molto di questo, cioè cercare di sdemanializzare il prima possibile, prima che entrasse l'applicazione della direttiva Bolkestein, che nel frattempo stavano tenendo fuori con tutti questi sotterfugi che abbiamo detto prima. E diciamo, un'altra cosa sulla quale riflettere è questa: in applicazione della direttiva Bolkestein, la Spagna ha emanato una ley de costas. Questa ley de costas è stata necessaria perché in Spagna le fasce costiere erano private, per cui molte persone ci avevano costruito casa, cioè non c'erano alberghi, non c'era di questo, c'era che ci avevano costruito la villa. Allora, con questa ley de costas, per restare adempienti nei confronti dell'Europa verso la quale si erano impegnati, hanno previsto la procedura contraria a quella che stiamo facendo noi, cioè la pubblicizzazione, non so, la statalizzazione, come si può dire, della costa, riconoscendo un diritto di usufrutto di 30 anni a coloro che ci avevano casa, perché quelli lì si erano fatti casa perché la legge gli consentiva di fare casa sulla spiaggia, non da noi, dove c'è una legge Galasso che impedisce di costruire qualsiasi cosa nei 300 metri dalla costa, no? E invece lì appunto la procedura è stata immediatamente di adeguarsi. Oppure, per esempio, i nostri sindacati balneari italiani molto spesso dicono: ah no, perché vedi, in Spagna gli lasciano fare, quindi non è così. Oppure dicono che in Portogallo lasciano fare, ma in Portogallo, quando si va a fare le aste per le spiagge, c'è una base d'asta, ma poi si va a rialzo, per cui accade sovente che da una base d'asta, che ne so, di 150.000 euro chi andrà poi a gestire la spiaggia versa 800.000 euro, cioè sono, ma poi è una legislazione completamente diversa e quindi la cosa non è paragonabile.
Allora, diciamo che quindi interviene questa sentenza della Corte di Giustizia, interviene il 14 luglio dello scorso anno e allora la Corte di Giustizia, c'è da dire che non risolve mai il caso concreto, perché quello lì spetta al legislatore nazionale poi di risolvere la questione del concessionario della sponda del Lago di Garda, eccetera. Però diciamo che questa sì, al giudice nazionale, che questa decisione della Corte di Giustizia vincola tutti gli altri giudici nazionali ai quali venga posto un problema simile, divenendo un'interpretazione autentica, e il giudice nazionale la deve necessariamente applicare. Quindi poi il giudice nazionale dovrà verificare se nel caso di specie, se c'era scarsità delle risorse naturali, perché la direttiva dice quando c'è scarsità delle risorse naturali, e in Italia insomma è facile vedere che non è che, cioè, come dappertutto le spiagge, visto che c'è una normativa, la 296 del 2006, che dice che deve esserci un riequilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione, non è che noi possiamo dire ah sì, abbiamo 8 km di costa, no, anche perché non è tutta costa, alcune parti non sono accessibili, insomma. C'è indubbiamente scarsità di risorse naturali, che ce ne siano tante è come dire vabbè, ce ne sono tante, sì, certo, se tu c'hai due mani sono tante, se tu ce n'hai una sola sono di meno, cioè non significa quello, c'è indubbiamente scarsità di risorse naturali. Poi un'altra cosa che dice la sentenza della Corte di Giustizia è che dice, non è che laddove l'articolo 12 dice che praticamente si deve procedere alla, dice gli stati membri applicano una procedura di selezione, no aspetta dove sta, vabbè, comunque in ogni caso la Corte di Giustizia dice che deve tutelarsi quello che è il legittimo affidamento di chi già ha ottenuto una concessione per quelle spiagge. Allora la Corte di Giustizia chiarisce che, allora, innanzitutto il legittimo affidamento significa che deve essere tutelato, che tu intanto devi fare il bando di gara, nella procedura di selezione che vai ad intraprendere tu devi successivamente alla selezione che è stata fatta, quindi ai risultati, tutelare chi già su quella spiaggia aveva una concessione. In che senso? Che se il concessionario che aveva già la sua concessione lì l'aveva presa fa conto fino al 2025, quello lì avrà fatto investimenti ammortizzabili fino al 2025, ma se nella concessione non c'è scritto fino al 2025 ma c'è scritto fino al 2015, una proroga generalizzata a tutti quanti non tutela la situazione di quella persona. Oltretutto fa un ulteriore chiarimento la Corte di Giustizia e dice può essere tutelato il legittimo affidamento se quando questo concessionario ha preso questa concessione non era stato ancora espresso il principio sulla trasparenza, cioè è un principio consolidato della giurisprudenza europea che partecipando a un bando di gara, questo bando deve essere aperto a tutti quanti e deve seguirsi una procedura trasparente, il risultato idem deve scaturire da un procedimento improntato alla trasparenza, per cui questo principio è già in vigore dagli anni 90. Allora, se la concessione non è stata conseguita a seguito di bando di gara, chiaramente di bando di gara che presenta questi principi di trasparenza, eccetera, chiaramente non c'è legittimo affidamento. E poi un'altra cosa, gli investimenti. Allora, il concessionario deve essere anche in grado di dimostrare l'entità degli investimenti che ha effettuato, perché quelli lì sono ammortizzabili, non è che deve comprovarsi tramite i suoi registri di contabili, insomma. Allora, da questo che cosa volevo dire? Vabbè, insomma, la sentenza della Corte di Giustizia quindi dice che bisogna verificare tutte queste cose e poi parla anche di quello che è l'interesse transfrontaliero certo, cioè dice è il principio che va tutelato è anche quello che tutti quanti devono trovarsi a parità di condizioni e quindi tutti i membri di tutti i membri dell'Unione e quindi tutti coloro che fanno parte, tutti gli imprenditori europei, insomma, devono poter partecipare a pari condizioni a queste gare.
E niente, quindi diciamo questo qua per quanto riguarda la sentenza, non so se diceva anche altre cose. Allora dice sì, le concessioni di beni pubblici, no, che vabbè, perché poi la questione era sorta se era concessione di beni pubblici o di servizi, no, la Corte di Giustizia ha risolto che sono sicuramente concessioni di beni pubblici e non di servizi, e poi appunto dice che la proroga ex legge è vietata perché intanto tu devi fare la procedura di selezione, dopo la procedura di selezione tu puoi tener conto dei motivi imperativi di interesse generale, fra cui abbiamo già detto la tutela del legittimo affidamento. E niente, quindi questo qui la sentenza. Poi, vabbè, potrei dire che come principio generale, cioè io mi domando, no, ma se non ci fosse stata la direttiva Bolkestein, significa che quindi queste spiagge dovevano restare in mano ai concessionari che già ci stanno, oppure ci avrebbe salvato qualche altra norma? La norma che ci salva è una norma antica, antichissima, prima ancora dell'esistenza della Repubblica Italiana, perché addirittura un regio decreto 2440 del 18 novembre del 1923 che reca sulla contabilità generale dello Stato, che stabilisce proprio il principio generale in forza del quale tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare le procedure della gara pubblica se intendono stipulare contratti attivi, cioè contratti attivi sono i contratti nei quali, dai quali derivi un'entrata per l'erario. E quindi diciamo non è che ci avevamo bisogno dell'Europa, poi è una cosa già immaginabile, insomma, no? Diciamo che un quadro completo che bisogna riempire. Eh sì. E poi l'ultima cosa è che l'ultima nostra attività è stata con riguardo a quella legge 160 del 7 agosto 2016 che ha convertito il decreto legge 113, dovrebbe essere. Sì, decreto legge 113 del 2016, che è l'articolo 24,3 septies, e ci ha detto che conservano validità tutti i rapporti già instaurati e pendenti in base a tutte le norme di proroga automatica che avevamo già visto. E quindi noi anche per questo abbiamo presentato un nuovo ricorso come Partito Radicale per procedura di infrazione, perché anche questa ulteriore proroga che è stata concessa è stata data senza limiti di tempo, perché è stato detto fin tanto che non si procederà a un riassetto del settore balneare, poi se non risulta che stiano procedendo al riassetto, quindi fino a quando non si sa. E poi appunto è una nuova proroga generalizzata rivolta a tutti quanti e non fissa un termine certo, e i rapporti già instaurati continuano a conservare validità pur non essendo stati instaurati in base a una pubblica gara. Passiamo invece adesso brevemente a dire i punti del decreto legge che il governo sta preparando, proprio per far risaltare come in realtà non si stia ancora provvedendo, non si stia mettendo mano all'adeguamento della legislazione nazionale alla direttiva Bolkestein, alle norme europee, perché in questo decreto legge si parla soprattutto di criteri che tengano conto della professionalità acquisita, cioè si vorrebbe tener conto di chi già ha gestito stabilimenti balneari, come se fosse una cosa così difficile aprire sdraie e ombrelloni, per cui nuovi concessionari verrebbero penalizzati dal fatto che non hanno l'iscrizione come alla Camera di Commercio con questa attività così specifica, specializzata, voglio dire. Questo qui è uno dei criteri, poi dice che appunto verrebbe stabilita una durata minima e massima, ma le regioni avrebbero ampia facoltà di fissare la durata delle concessioni. Anche questo riteniamo che sia sbagliato, perché la durata dovrebbe potersi commisurare a quelli che sono gli investimenti che potrebbero già essere definiti come base d'asta, quindi non ci sarebbe bisogno, no, di questo. E poi questo decreto legge prevede un ulteriore
ulteriore periodo transitorio, come se finora avessimo scherzato, no? L'Europa aveva concesso questo periodo transitorio fino al 2015, inizialmente fino al 2012, poi ce lo siamo preso fino al 2015 e adesso andiamo a portare un disegno di legge dove diciamo che vorremmo un ulteriore periodo transitorio. Insomma, penso che l'Europa non ce la potrebbe far passare questa, quindi è un altro scopo evidente di farsi un'altra stagione balneare illegale e tirare avanti, no? Così come si può. E niente, e praticamente continua a non tenersi conto dell'efficacia self-executing della direttiva Bolkestein, in virtù della quale i sindaci dovrebbero già adesso immediatamente indire bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Per questo motivo abbiamo inoltrato una diffida al sindaco Raggi chiedendo che a Ostia, in particolare dove sappiamo che molte concessioni sono in mano alla mafia, vengano emanati i bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni, e non di tutte quelle che già esistono, perché a Ostia il problema è anche che non ci sono spiagge libere e quindi potrebbero benissimo revocarsi tutte quelle concessioni che sono state rilasciate per stabilimenti che hanno delle costruzioni illegali, che non sono conformi, diciamo, no? Sono proprio da abbattere. Quelle lì potrebbero essere lasciate spiagge libere, quelle che potrebbero invece risultare regolari, c'è il prefetto Vulpiani, insomma, che sta verificando la regolarità dei manufatti su quelle spiagge, e quelle regolari potrebbero quindi andare benissimo a nuovo bando di gara. Allora, una cosa importante che vorrei dire è che è previsto per legge un SID, Sistema Informativo del Demanio Marittimo, è un sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e diciamo, questo costituisce un po' la base informativa, il riferimento, diciamo, lo strumento di condivisione e scambio dei dati relativi al demanio marittimo. Possono accedere gratuitamente tutti gli utenti, quindi privati e istituzionali, per conoscere ad esempio i limiti di uno stabilimento balneare o visualizzare sul territorio l'ingombro e il dettaglio della singola concessione. Allora, se voi andate a consultare questo SID, non è implementato con, cioè ci sono pochissime notizie, e infatti nel disegno di legge tra le altre cose è previsto anche un completamento, diciamo proprio fornire tutte le informazioni e digitalizzare e rendere fruibili appunto queste informazioni. Allora, sempre sull'efficacia self-executing, vado a chiudere. La Corte Costituzionale ha ribadito che la direttiva è una direttiva in genere, poi la nostra in particolare, è immediatamente efficace quando non consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, quando è sufficientemente precisa e è trascorso il termine per la sua attuazione, cosicché lo Stato nei cui confronti il singolo fa valere la prescrizione risulti inadempiente. E quindi, se la Corte di Giustizia riconosce la natura della sentenza che accerta l'infrazione e riconosce che lo Stato è venuto meno, diciamo, a uno degli obblighi adesso incombenti, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto, mentre dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere. E quindi spetta allo Stato individuare le misure necessarie per adempiere, quelle più appropriate, diciamo, e l'esecuzione dovrebbe iniziare e concludersi nel più breve tempo possibile. E in caso di mancata esecuzione, che succede? Succede che la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione che tenga conto della violazione, dell'obbligo che sullo Stato italiano incombeva, e in questo caso poi la procedura di infrazione è chiaro che la multa resta a carico dei cittadini. E niente, diciamo, ecco, poi sì che ciascuna direttiva stabilisce pure il termine entro il quale, vabbè, queste qui le abbiamo già dette, e che altro dire, penso che basti così. E forse volevo leggervi, se lo trovo subito, se non è scritto troppo piccolo, altrimenti sì. No, però non sta qui, aspetta, sta lì. Dunque, il mancato, no, dov'era?
No, vabbè, questa qui. Ah sì, ecco, volevo anche dire questa cosa, che le regioni nel frattempo hanno iniziato a legiferare per conto loro e anche in modo difforme, addirittura concedendo 50 anni di proroga, Regione Liguria, Regione Toscana, 50 anni di proroga ai concessionari uscenti, e lo Stato italiano è stato costretto a impugnare per vizio di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale, quindi queste leggi regionali, perché questa qui è una materia riservata esclusivamente allo Stato. Ma però prima di chiudere dobbiamo parlare dei cosi, della proroga degli ambulanti. Sì. Non so se casomai adesso. No, sì. Perché lui andrà. Concludiamo, se no poi ci perdiamo. Sugli ambulanti. Allora sì. Aspetta che te le do dopo, perché voglio cercare la legge. Quella sugli ambulanti era l'articolo 6. No, questa qui è un'altra roba, quindi sta qua. Allora, questa non c'entra niente. Credo che sia questa, no. No, questa, ecco la sentenza, mi chiedevi? No, proprio la direttiva. Ah no, proprio la direttiva non ce l'ho. No, proprio ho l'articolo che sta scritto qua, l'articolo 12. Guarda questo, sta qua. Allora niente, per quanto riguarda gli ambulanti, allora diciamo che c'è l'autorità garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato, questo qui a dicembre 2016 mi sembra, vabbè poi lo controllo, però mi sembra che era dicembre 2016, ha fatto delle osservazioni in merito ai problemi, sì ecco, dicembre 2016, sulla natura concorrenziale che caratterizza il settore dell'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata di queste concessioni e ai criteri di selezione delle domande. E per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche, diciamo, se vogliamo andare a vedere le norme che riguardano la durata, dobbiamo prendere una intesa Stato-Regioni del 2012. E questa intesa secondo questa intesa il Comune fissa la durata della concessione, che però non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12, mentre per quanto riguarda i mercati turistici la durata delle concessioni deve essere comunque non inferiore a 7 anni. E il criterio prioritario di assegnazione è quello della maggiore professionalità acquisita, così come nel disegno di legge che abbiamo visto vogliono per i bambini. Sì, vero. Certo, sì, infatti l'ha segnalato, perché dice, ma insomma non è possibile, perché anche qui l'anzianità di esercizio poi è definita sulla base del tempo in cui questa azienda è stata iscritta alla Camera di Commercio, e quindi uno può essere... ...a fare la diffida alla prossima emanazione della delibera 35 del Comune di Roma, perché si stanno andando in quella direzione, azionando... vogliono applicare sulla base della revisione della 35 ordinaria comunale, agendo sul discorso dell'intesa statale, che oggi ha bocciato, sì. Vanno al prossimo consiglio comunale in approvazione, poi noi... certo, sì, senz'altro. e quindi succede che quindi questa maggiore professionalità acquisita, anzianità di esercizio eccetera, che può ricevere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo, e quindi poi dice che questa intesa Stato-Regione del 2012 dice che infine si può tener conto della regolarità contributiva fiscale previdenziale, e in attuazione di questa intesa è stato emanato il documento delle regioni, che è del 24 gennaio 2013, e che propone di adottare, diciamo, un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni, mi pare che lo proponesse pari a 12 anni. A 12 anni, sì, al fine di consentire, diciamo, anche il recupero degli investimenti. E quindi
Quindi in caso di domande concorrenti, questo documento delle regioni del 2013 propone ai comuni di assegnare i seguenti punteggi: per la maggiore professionalità acquisita derivante dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio, 40 punti fino a 5 anni, 50 punti fino a 10 anni, 60 punti superiore a 10 anni. Oh, questo qui è una prima cosa. Poi dice: per il titolare di concessioni in scadenza tra il 2007 e il 2020 opera addirittura altri 40 punti se è lo stesso nello stesso posto, cioè se la concessione la vuole utilizzare nello stesso posto, una cosa sì, quando era per quella scadenza, per quel periodo 2017, no, per la scadenza 2017, ho detto 2007, sì, 2017-2020. Mi scusi. Perché sì. Così. Mi dispiace costringere, ma purtroppo... Grazie. Allora, per la registrazione mi presento, sono Paolucci Luca della ASCI Confimprese, quindi per quanto riguarda il sindacato di categoria dei commercianti ambulanti, gran parte della microimpresa. Ci sono tanti vulnus in questa, diciamo, emanazione, sia per quanto riguarda il garante che praticamente attacca l'intesa che è stata siglata nel 2012, e poi per quanto riguarda anche l'applicazione della mancata reciprocità, e quindi parliamo adesso dall'Europa, cioè noi abbiamo questa applicazione che è stata fatta in questo modo: 27 paesi componenti, togliamo la Gran Bretagna, 26 o che sia, di cui nell'applicazione la Bolkestein viene applicata solo all'Italia, cioè manca la reciprocità, la reciproca concorrenza viene meno perché tutti gli altri stati membri sono usciti fuori. Non c'è stata l'intera partecipazione, lei lo sa, per quanto riguarda il discorso dell'unica nazione, quindi l'applicazione della Bolkestein rimane agli ambulanti italiani e spagnoli che sono andati poi eventualmente con un'altra proroga trentennale, addirittura 30 più 30, quindi viene meno il diritto di reciproca concorrenza, cioè quando un olandese, uno spagnolo, un tunisino, un francese o eventualmente un belga può concorrere alla stessa identica ai bandi o quello che potrebbero essere eventualmente le aste, okay? Se noi non possiamo andare a concorrere nei loro paesi perché loro sono fuori da questa cosa. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un punto da andare a sistemare, ma non per quanto riguarda, proprio perché questo è un vizio di forma, credo si identifica un vizio di forma. Allora, se loro fossero fuori verrebbe irrogata sanzione da parte della Commissione Europea anche a loro. Diciamo, non è che noi possiamo dire siccome quello è cattivo io non sono cattiva. Allora, laddove dovesse esserci effettivamente una violazione possiamo anche noi segnalarlo, perché chiunque, anche lei, no, può segnalarlo, e eventualmente la Commissione Europea va a verificare se la sua denuncia è fondata o meno. Però voglio dire, per quale motivo noi siamo così sanzionati, e in particolare su questo argomento siamo veramente disobbedienti rispetto alle norme europee? Perché noi non abbiamo avuto alla base una procedura di selezione basata su una gara pubblica per l'assegnazione di queste concessioni, non si è proceduto in modo trasparente tenendo conto dell'interesse transfrontaliero, certo, e quindi dando la possibilità a tutti gli operatori europei di partecipare all'assegnazione di queste concessioni. Questo è la nostra macchia peggiore. Poi che possano esserci situazioni, io adesso non so risponderle perché non conosco le situazioni che lei sta denunciando, però laddove ci siano è chiaro che lei può fare la denuncia e denunciare la mancanza, e sarà poi la Commissione Europea a valutare il fondamento.
Allora, ti spiego, concludo. Per quanto riguarda la certificazione, noi siamo stati promotori di due azioni molto importanti nell'ultimo anno, con delle manifestazioni pubbliche in piazza dove abbiamo portato tantissima gente, ma per cercare di dire, guardate, sicuramente forse c'è bisogno di un giro di idee per rimettere a posto un po' tutto il panorama, no? Cioè, per quanto riguarda il discorso nelle aree mercatali, per quanto riguarda la giusta legalità, ecco, diciamo, per ripristinare effettivamente un po' di legalità, però non si può ripristinare la legalità togliendo, come dire, operazioni che sono state fatte a norma di legge, lo dicevo prima. Per quanto riguarda il decreto, che in questo caso è la legge quadro ancora attuale, la famosa 114 con la 33 regionale, che fissa dei criteri che ancora non sono stati buttati giù, quelli sono attivi, quindi che cosa succede? Che ogni operatore fa degli investimenti acquisendo con regolare atto notarile delle eventuali rami d'azienda, delle eventuali altre autorizzazioni, quindi si estende, come dire, il raggio d'azione, perché non possiamo vietare praticamente, perché la legge lo consente, quindi nessuna cosa viene fatta contro legge. E però attualmente che cosa succede? Di punto in bianco tu mi dici, da oggi noi fissiamo la scadenza, allineiamo la scadenza al 2016, quant'era? No, ma noi abbiamo con un'azione ovviamente di alta protesta siamo stati in grado di ottenere questi 2 anni, erano 4, poi sono stati ridotti a 2 anni, perché anche lo Stato si è reso conto che praticamente c'è qualcosa che non va, perché ovviamente noi lo abbiamo inserito nel milleproroghe, abbiamo fatto in modo e maniera che noi diciamo prendiamo un po' di tempo, studiamo insieme la situazione, se proprio questa è una scure che arriva perché lo dice l'Europa, cerchiamo di rimettere praticamente a posto, riscriviamo insieme le regole, nessuno scappa, però non possiamo azionare una scure tagliando, perché effettivamente non si può, perché lo dice l'Europa. L'Europa può sbagliare, non è detto che l'Europa può indovinare. Solo l'Europa, lo dice anche la legislazione italiana, cioè non è un problema di Europa. Quello che lei sta dicendo però, secondo me, c'ha questo punto debole. Dice, io ho acquistato, in virtù del decreto Bersani, io mi sono acquistato questo ramo d'azienda, adesso, ma la stessa cosa potrebbero dire i concessionari balneari, ma loro sanno bene che c'era la direttiva Bolkestein, perché è del 2006, la direttiva 123 del 2006, quindi almeno dal 2009 la direttiva è stata recepita in Italia, e da quella data c'è la direttiva Bolkestein. Prima ancora di quella c'era il principio vigente, diciamo giurisprudenziale europeo, già da prima degli anni 90, che bisogna sempre tutelare l'interesse transfrontaliero certo, per cui deve sempre farsi un bando di gara pubblico che presenta i requisiti di trasparenza, pubblicità nelle procedure, eccetera. Per cui se tu c'avevi questa, cioè tu non ti dovevi andare a comprare, si fa per dire, no? La licenza della spiaggia o la licenza ambulante, perché tu sapevi bene che le norme erano quelle già all'epoca, per cui se tu l'hai fatto, io che ti posso fare? Cioè, tu sai che la legislazione è questa, se lei va a vedere sulle riviste balneari, tuttora si vendono le concessioni balneari. Certo, io dico, bisogna essere scemi per andarsi a comprare una concessione balneare, oppure si ha talmente la certezza di quello che sarà, che questa cosa verrà prorogata, che cioè, chi è che può andare ad acquistarsi una licenza balneare oggi? Chissà che tanto la Bolkestein non sarà mai applicata, no? Quindi ci si potrebbe pure speculare, perché magari ci sono dei deputati e senatori che stanno lavorando proprio per non applicarla mai, e quelli lì vanno tranquilli magari se devono fare l'acquisto, no? Cioè, no, non è un discorso quello di dire, ah, io l'ho comprata perché non c'era buona fede, oppure c'era, però non avrebbe dovuto esserci, perché la legge era già un'altra, la giurisprudenza europea era già un'altra. Guarda, ti spiego l'ultima cosa e poi veramente adesso alle 2:30 c'è una commissione importante qui a Roma. Noi diciamo questo per non avere, diciamo, applicazioni a macchia di leopardo, meglio ancora, ci sono delle cose da andare a migliorare, o meglio ancora, questa applicazione, l'applicazione della Bolkestein messa in alcuni punti, perché qui parliamo, come dice la direttiva, risorse naturali limitate, e noi abbiamo detto fin dal primo principio, se volete equiparare il mercato ortofrutticolo di piazza
Sempione o che qual sia, come una risorsa naturale limitata, che può essere una trivellazione dove si estrae del gas, dove si estrae del petrolio. Quindi l'equiparazione, già questo praticamente per noi, non, come diceva il buon Di Pietro, che ci azzecca, non ci azzecca nulla, cioè non può essere messa sullo stesso piano. Poi, se volete equiparare la risorsa naturale limitata solo dal fatto che l'occupazione di un suolo pubblico da una bancarella che viene praticamente gestita da un titolare inizia la mattina e finisce, diciamo, il pomeriggio o eventualmente per un arco temporale di ore, quella potrebbe essere la limitazione dello sfruttamento del suolo pubblico, siamo al paradosso, io dico praticamente resentiamo la follia, perché secondo me la risorsa naturale limitata è proprio una trivellazione. Tant'è che sono andati a beccarsi una proroga di 90 anni, se non sbaglio, ultimamente, giusto? Sono usciti fuori da ogni cosa. Concludo, e veramente vi aggiorno, è meglio ancora, noi vogliamo, sono qui per costruire, non per demolire, questo che sia ben chiaro, perché è una cosa bellissima, esatto. Allora io dico, adesso, come ho spiegato prima, il Comune sta facendo una proposta di deliberazione completamente anomala, che supera addirittura l'intesa Stato-Regioni, perché fissa fino a 250 i punti per eventualmente fare questa benedetta selezione di gara. Lo Stato Regione ha fissato i 200, il Comune di Roma sta provvedendo addirittura andando oltre, quindi si sta arrogando delle cose che praticamente non competono, quindi possiamo fare quella diffida, quindi possiamo fare, ecco la cosa così, possiamo fare quella diffida insieme, quindi una corporazione importante come il Partito Radicale può fare una diffida per dire guardate che ci sono ma tantissimi vizi di forma in questa vostra proposta di deliberazione. Come eventualmente possiamo spiegare noi ai radicali che se abbiamo portato tanta gente in piazza a dire non Bolkestein, per quale motivo? Non Bolkestein perché viene messa in una condizione il comparto degli ambulanti, visto che sono stati tirati fuori i trasportatori, come ci sono tantissime categorie sono state tirate fuori, che forse sul comparto servizi c'entravano molto più rispetto agli ambulanti, come commercio, come servizio. Roma è satura. Non so se il Partito Radicale sa che oltre l'85% dei mercati sono in sede impropria, che non possono essere messi a bando, ecco perché la protesta, perché noi diciamo se i mercati sono su una strada e sono in sede impropria, se mi applicate la Bolkestein io sono disoccupato immediatamente. Quindi famiglie praticamente con mutui, case, gestione e quant'altro, è la solita non canzonella ma la realtà, ecco l'allarme sociale che esce fuori, perché la mancata applicazione di questo respiro, quindi questi 2 anni di proroga, che ben vengano per studiare insieme il fenomeno, perché qua nessuno sapeva, e questo è il brutto, nessuno sapeva, cioè la maggioranza dicevano è tutto a posto, state tranquilli, ecco ci troviamo davanti al caso emblematico del Comune di Roma che ha l'85% dei mercati, solo su Roma sono 1470 operatori, in sede impropria, che se dovevano fare l'applicazione della Bolkestein a settembre 2015-2016 erano disoccupati, o meglio ancora non c'è un funzionario. E quindi ecco l'ingresso dell'assessore Merolina Luna che dice noi dobbiamo sistemare prima, non possiamo applicarla così perché nessuno si prendeva la responsabilità di andare a firmare un atto, perché praticamente facevano missione in atti d'ufficio immediatamente, perché manca il piano delle aree, lo stanno facendo, lo stanno praticamente ridisegnando, però con che cosa, con quali criteri? Allora, noi a livello azionale diciamo ok, attenzione, lo stop quasi quasi stavolta, visto che chiamate in causa il comparto degli ambulanti, è fisiologico, c'è bisogno perché bisogna studiare bene la materia, prendere le informazioni perché non tutte le città sono identiche, ovviamente il comune di Canicattì è differente da Roma, il comune di Roccaraso è differente da altri, pensate ai comuni terremotati, pensate a tante cose che ci sono praticamente che non vanno immediatamente applicate con la sessione, cioè ci sono tante cose che devono essere approfondite. Allora noi diciamo no Bolkestein nell'applicazione perché il comparto commercio ambulante non è una risorsa naturale, non è un'estrazione di gas, petrolio e che quant'altro, poi a meno che volete contemplare il suolo pubblico del mercato. Secondo te a Piazza Navona possono mettersi infinite attività ambulanti ad esempio?
Allora, sul discorso di Piazza Navona, che è stata fatta tanta pubblicità cattiva o positiva, adesso c'è stata comunque, è stato sollevato un problema che noi abbiamo seguito con l'inserimento del nuovo assessorato, che voleva stravolgere, l'ha talmente stravolta che neanche quest'anno è riuscita praticamente ad eseguire, quindi sono riusciti a stravolgerla. C'è in piedi un ricorso, c'è in piedi che praticamente 170 operatori più eventualmente i famosi giostrai che c'erano lì, perché tutti quanti, guardate, come dire, è bello lavorare al centro di Roma, perché praticamente il centro di Roma è una cosa spettacolare, turismo, gente, passeggio. Dovrebbero partecipare un po' tutti quanti, sì, non ma ci sono, però attenzione, qui non si parla della lobby né tantomeno di una concorrenza, c'è una legge regionale che ha stabilito il criterio dell'anzianità, perché qui parliamo di anzianità, di una concessione che è stata rinnovata e quindi prolungata nel tempo, quindi mi dica lei se la Bolkestein adesso, se io domani mattina applico la Bolkestein, dirò, allora il prestatore uscente prende 40 punti più 60 più e saranno sempre gli stessi, perché comunque sia non possiamo applicare la Bolkestein per dire adesso basta, tu esci fuori e gestiscono gli altri. No, è proprio quello. Ha capito come è proprio il contrario. Di dire che se le attività commerciali hanno il decennale in scadenza e gli viene anche la Bolkestein lo prevede, diventano più forti, ecco perché c'è stata qualcosa che non è proprio così, non è proprio così, perché attualmente appunto mancando l'applicazione della direttiva Bolkestein, che cosa accade? Che allora il periodo transitorio è stato già concesso, perché lei sa bene che è stato concesso con le due scadenze a maggio 2017 per tutti quegli operatori che lavoravano già prima della legge 59 del 2010, quella che ha recepito la direttiva Bolkestein, e a luglio del 2017, cioè quello è stato, la proroga è stata già data, quella era la proroga, no? Allora, siccome il criterio per l'assegnazione delle concessioni su queste aree pubbliche attualmente premia soltanto l'anzianità di servizio, tant'è che addirittura arriviamo a 60 punti, mentre se tu sei in regola con i contributi, con le tasse, eccetera, c'hai tre punti, significa premiare gli abusivi, cioè le persone. Allora, che stanno... buttiamo giù un'intesa Stato-Regioni? Secondo me sì, cioè l'autorità garante del commercio e il mercato proprio questo ha detto, li ha invitati e diffidati a rivedere questa normativa, perché è veramente assurda. E poi se tu fai non so che innovazione, allora tu c'hai 7 punti, quindi noi abbiamo 60 punti. Per parlare quello delle reti di impresa voi? Cioè arriviamo a un punteggio che hanno calcolato con redditi d'impresa, regolarità contributiva, insomma, come vede la materia non dico che è complessa, però bisogna aggiustarla per evitare praticamente che ci sia un'applicazione to cure che lascia scontenta gran parte. In parte sono anche tutte quelle persone disoccupate, tutti quei ragazzi che adesso non hanno lavoro e vorrebbero intraprendere un'attività ambulante. Allora perché deve essere premiato chi già lo ha fatto e non chi lo deve fare ancora? Secondo me bisognerebbe fare così come quando uno deve andare a lavorare fa un concorso pubblico, bisognerebbe farsi un concorso aperto a tutti, con la possibilità per chiunque di accedere, e non premiare con punteggi che ostruiscono e ostacolano l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, precludono proprio la possibilità, perché se tu 60 punti già li dai in base all'anzianità di impresa su quel mercato, chi è che può raggiungere 60 punti se tu c'hai 3 punti soltanto se sei in regola con i contributi e 7 punti se fai chissà che innovazioni? E quindi il fatto stesso che gli imprenditori dicono no, deve essere tutelato il nostro legittimo affidamento perché abbiamo fatto investimenti, ma gli investimenti nel caso dell'attività ambulante, cioè non sono degli investimenti che non possono essere stati già ammortizzati, perché non stiamo parlando di palazzi, stiamo a parlare di pulmini, no? No, stiamo parlando di un camion attrezzato che costa oltre 320.000 euro in alcuni casi, stiamo parlando di regioni che organizzano manifestazioni e fiere, stiamo parlando anche di organizzazioni che gestiscono le fiere date in concessione ai comuni, come alcune che sono operanti nel centro Italia. Io veramente la concludo, però vorrei andare via con un impegno preciso, perché per carità di Dio ci si può... sono parole e sono anche fatti che vengono presi. Noi andiamo via da questo convegno dicendo: il Partito Radicale si prende l'impegno di dire no alla delibera 35 del Comune di Roma, che amplifica
l'intesa Stato-Regioni portandola a 250 punti, quindi questa nuova che andrà, forse andrà in discussione la prossima settimana, quindi voi vi prenderete l'impegno eventualmente di diffidare. Scatola chiusa, niente, prima dobbiamo leggere. No, anche noi a scatola chiusa nulla, la studiamo eventualmente che sia. E l'impegno di buttare eventualmente giù, a supporto del garante che ci dice che l'intesa Stato-Regioni siglata nel 2012, praticamente quella non ha nessuna valenza. Te l'ha già detto, sì, l'autorità garante. Le azioni che voi adesso noi abbiamo già fatto un ricorso per procedura di infrazione proprio tenendo conto la segnalazione dell'autorità garante della concorrenza e il mercato, perché è quello che sta rovinando il nostro tessuto produttivo, no? Anche il vostro, di tutti quanti, perché è chiaro che la concorrenza non è che chiude anche a voi, amplia, perché queste possibilità, cioè così come per gli stabilimenti balneari, perché dobbiamo pensare che se resta sempre lo stesso concessionario questo qui è un vantaggio per l'Italia? Pensiamo a tutte quelle persone che magari non vengono più a fare turismo in Italia perché Fagonta Ostia c'è un lungo muro e tu la spiaggia non la vedi. Allora l'offerta quanto più è variegata ed aperta, per esempio ecco in Spagna ci sono delle spiagge attrezzate soltanto per le persone disabili, lì c'hanno quantità di carrozzelle job, quelle che ci vai a fare il bagno, no? Ce n'hanno tantissime. E poi lì che cosa succede? Che non è che nella stessa spiaggia tu puoi chiedere l'ombrellone, il coso, e nel frattempo puoi anche farci spiaggia libera. Cioè se tu vai a vedere l'offerta di altri paesi, sei, che cosa succede? Le sei levano tutto quanto, ombrellonia, e si gioca a pallavolo sulla spiaggia, ti mettono, cioè, un'altra cosa che si potrebbe fare ricorso al tribunale amministrativo su questa delibera, anzi quella secondo me è la strada maestra. Ripeto, mo adesso io comunque, se a voi di presidenza vi va, io programmerei un incontro anche con gli operatori, perché anche voi dovete essere informati, perché no? Lo possiamo eventualmente concertare e poi organizzare, va bene? Sì. Ok, i miei numeri ce li vedi, ci avete tutto quanto. Grazie, grazie, grazie. Grazie. In questo momento passerei a questo punto la parola all'avvocato Giovanni Pesce per quanto riguarda la sua relazione. Sì. Ma dunque, la discussione è stata così interessante e anche accesa che in effetti io dovrei riportarla ad una valutazione un po' più sì, anche di carattere generale. Io, insomma, quello che mi è venuto in mente ascoltando l'avvocato Maria Laura Turco e anche l'intervento del nostro rappresentante del commercio ambulante è che si contrappongono due istanze, quella dell'impresa, ma potremmo anche dire del cittadino, e quella dell'Unione Europea. È mancato in questa discussione probabilmente il ruolo centrale, che è quello dell'amministrazione pubblica, cioè dello Stato, ma soprattutto delle articolazioni territoriali dello Stato, la Regione, i comuni e così via. Ma vedete, l'Unione Europea quando propone di liberalizzare, quando propone di aprire la concorrenza, cosa sta dicendo sostanzialmente? Sta cercando di far passare il principio della libertà di iniziativa economica. Libertà di iniziativa economica vuol dire che se io decido di avviare un'impresa non devo essere sottoposto a provvedimenti amministrativi capillari, contingentati e magari anche onerosi sotto il profilo del tempo e del denaro, ma devo esprimere le mie idee e le devo mettere in pratica con una certa libertà. È chiaro che se invece l'Unione Europea cerca di imporre il proprio modello, ma lo Stato o gli Stati membri ne impongono un altro, e di mezzo c'è il cittadino e l'impresa, che ne fa le spese. Allora, la polemica, secondo me, è una polemica che deve essere rivolta verso le istituzioni interne e cercare di capire perché
continuano a esserci provvedimenti di licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni. Ci sono perché in questo modo lo Stato e le articolazioni territoriali giustificano se stessi. Cioè è un modo indiretto per continuare ad esercitare un potere antichissimo, quasi che ricorda il potere sovrano, che magari, di cui magari non si sente il bisogno, o se si sente il bisogno, a volte preferiremmo che si sentisse in una forma più lieve, più leggera. E allora, qual è la contraddizione? La contraddizione è che se noi guardiamo al sistema delle fonti di produzione del diritto, al primo posto oggi troviamo certamente le fonti di diritto europeo. Maria Laura accennava le direttive che devono essere trasposte, a volte sì, a volte non è necessario. Ci sono poi dei regolamenti comunitari che invece non necessitano di alcuna trasposizione. Ci sono le sentenze della Corte di Giustizia che sono immediatamente vincolanti come se fossero diritto. A questo primo livello di competenza vi è poi il secondo o concorrente, che è quello statale. Cosa fa lo Stato? Lo Stato potrebbe benissimo evitare di legiferare su una buona parte delle attività nelle quali invece interviene, perché sarebbe sufficiente prendere una direttiva e implementarla tale quale. Invece no, preferisce intervenire a tutti i livelli. Perché? Perché questo è un modo di esercizio del potere. Ed è un modo anche di fare una valutazione di carattere politico sui singoli provvedimenti, i cui esempi nefasti si sono visti prima, a proposito per esempio delle concessioni demaniali marittime, ma qui gli esempi sarebbero moltissimi, perché il paradigma rappresentato vale per energia, fonti rinnovabili, acqua, trasporti pubblici di linea e non di linea e così via. Quindi capiamo bene che il tema è cittadino Unione Europea, dove se ne fa, dove diciamo così il bersaglio è sempre l'Unione Europea, ma invece la domanda più semplice da fare sarebbe: ma perché ho bisogno di un'autorizzazione per svolgere un'attività economica? Se non do fastidio a nessuno, fai dei controlli rapidissimi, come avviene in altri posti del pianeta, e parti. E così si rilancia l'economia. Se invece devo aspettare giorni, mesi, e magari devo anche monetizzare una concessione o un'autorizzazione, è chiaro che tutto diventa più difficile. Il problema che abbiamo sempre incontrato in Italia ha a che fare con una norma costituzionale, che è quella presente nella nostra Costituzione, cioè l'articolo 41. Perché è vero che l'articolo 41 ci dice al primo comma che l'iniziativa privata è libera, però con una certa contraddizione su cui ormai pacificamente tutti concordano, si specifica anche che questa attività può essere subordinata a controlli e programmi per ragioni di opportunità. E voi capite bene che se si introduce il concetto di opportunità, si introduce un concetto anche di valutazione politica. E da qui sono nati sempre i problemi tra una impostazione, che è quella più liberale e liberista, e un'impostazione di stampo più socialista, che invece vorrebbe dare alla nostra Costituzione un imprimatur dove lo Stato continua e deve essere compartecipe delle attività private. E in effetti lo è, perché se noi ci facciamo un attimo caso, sin dalla nascita di una persona sino alla sua morte, la pubblica amministrazione è sempre presente, ed è sempre presente anche in modo diciamo piuttosto pervasivo, con dichiarazioni, certificati e compagnia cantando. Da questa contraddizione è difficile uscire se non dando o credito a chi ritiene che il valore della concorrenza sia un valore centrale nello sviluppo
della personalità ma anche dell'economia, oppure si può continuare a discutere all'infinito tra il fautore del libero mercato e il fautore del mercato controllato, regolato. Da noi peraltro il mercato è regolato. Prima abbiamo citato l'autorità garante della concorrenza che svolge un ruolo fondamentale, ma che naturalmente non è paragonabile al potere e al ruolo che ha il governo, che hanno governo e Parlamento. L'autorità garante può sollecitare, può intervenire, può fare presente che un certo accordo non è conforme al diritto della concorrenza, ma se il legislatore intervenga una legge e ci dice che le tal concessioni possono essere prorogate di altri 10 anni, certamente non è sintomatico di un modo di procedere del tutto coerente. Come spesso accade negli ultimi anni, alla fine a chi spetta veramente regolare i conflitti e regolare i conflitti anche in tema di concorrenza? Alle corti, quindi al diritto. Ormai ci si meraviglia anche del numero consistente di casi e di questioni che trattano i tribunali. È la logica conseguenza del principio secondo cui io per mille ragioni devo soddisfare un certo interesse, che può essere l'interesse di un gruppo, di una lobby, di un partito, di una fazione economica. Intanto lo regolo in un certo modo, poi ci sarà un tribunale che risolverà la questione se, come e quando sarà interpellato dal malcapitato, dal cittadino, dall'impresa che pretende l'applicazione del diritto. E in effetti quasi tutte le questioni, quelle più importanti, vengono sempre decise dalle corti, siano corti civili, siano corti amministrative o siano anche corti europee. L'ultima che vorrei menzionare è quella dei, già che ne abbiamo parlato prima, quella della bega tra tassisti e Uber, no? È recentissima la sentenza del Tribunale di Roma che blocca l'app Uber, sostenendo che la stessa è in concorrenza sleale con i tassisti. Voglio ricordare questa sentenza perché naturalmente il giudice si è posto il problema della compatibilità del regime dei tassisti con le regole costituzionali dell'Unione Europea e l'ha risolto in questo modo. Da un lato dicendo che la direttiva Bolkestein non si applica ai trasporti non di linea, quindi ha escluso completamente dal campo i tassisti dall'ambito di applicazione della direttiva, famigerata direttiva Bolkestein, e dall'altro si è posto il problema alla luce del citato articolo 41 della Costituzione e, guarda caso, lo ha risolto proprio invocando quel comma cui facevamo riferimento, secondo cui lo Stato può programmare e dirigere l'attività economica non facendosi guidare esclusivamente dal principio della libera concorrenza. E siccome ci sono delle norme di legge che disciplinano e programmano l'attività dei tassisti, queste norme vengono considerate del tutto compatibili col quadro costituito. Allora, mi sono Luisa. Quando si parla di libero mercato, no, e della possibilità di privatizzare il lavoro, anche lì non mi è chiara una cosa, cioè si parte tutti con le stesse opportunità, oppure ad esempio, no, io voglio aprire una scuola e come me 10 altre persone, io però ho un capitale mio, che ne so, che mi ha dato mio padre, io posso farlo immediatamente, le altre 9 persone devono procurarsi, capito, un mutuo in banca, devono racimelare, devono associarsi sotto forma di cooperativa o di associazione. Quindi libero mercato come e perché, cioè queste opportunità poi sono comunque sfalsate comunque, no? Come se ne esce? Ecco, grazie. No, no, un momento perché... Scusi, nome e cognome. Luisa De Acutis. Grazie. Un momento perché la domanda
ha avuto un inizio e poi ha avuto uno sviluppo, cioè cerchiamo un attimo di capire. Lei come se dicesse, perché a un certo punto ha parlato di mercato del lavoro, lei come se dicesse, libero mercato per me è dare a tutti 100.000 euro, per esempio, e vedere cosa sapete fare con questi, denari, diciamo così. Ma intanto diciamo che lo Stato e l'Unione Europea, più che lo Stato, di finanziamenti all'impresa ne dà moltissimi. Lei pensi che c'è un, soprattutto a livello regionale, c'è un come dire, ormai ci sono uffici che sono specializzati proprio nella valutazione dei contributi pubblici. Quindi da questo punto di vista c'è una come dire, una partecipazione, un interesse, anzi è una delle funzioni più importanti che svolge lo Stato, quello di finanziare le imprese. Altro è dire che tutti dobbiamo poi avere, una volta che ci hanno dato i soldi, dobbiamo avere la possibilità di, nell'esempio fatto da lei, di apertura di una scuola, di, come dire, di avere lo stesso numero di allievi. Là naturalmente dipende dalla capacità del singolo imprenditore di poter essere competitivo, però a mio avviso da questo punto di vista esiste una parità di trattamento. Certo, se lei è avvantaggiata perché ha avuto un'eredità, non ha nemmeno bisogno di chiedere, ma questo fa parte delle cose della vita, non credo che lo Stato ci possa e ci debba mettere un rimedio. Invece, scusi, accennare al mercato del lavoro, il mercato del lavoro non è oggetto di liberalizzazione di per sé, casomai può essere oggetto di liberalizzazione l'impresa che si occupa di collocare i lavoratori, però il lavoratore in quanto tale accede, se è un impiego pubblico accede con concorso e quindi lì per definizione è assicurata la parità, diciamo, di quantomeno di trattamento. Se invece un impiego privato, io le farei una domanda: se fosse lei titolare di un'impresa, come sceglierebbe i suoi dipendenti? Senz'altro alle qualità, non pensando però necessariamente e solamente al profitto, cioè farei una visione un po' più grande dove, che ne so, la capacità di collaborare insieme come gruppo umano, adesso sono cose che non è che ho inventato io ma già esistono, porterebbe poi a un ulteriore sviluppo, cioè non mi preoccuperei solamente, ecco, di questo. Poi un'altra cosa le volevo dire. Però farebbe sempre una mini selezione, diciamo. Certo, una mini selezione, però. Una mini selezione la farebbe una sempre, mini forse. Però posso dire una cosa, Non è detto, perché magari mi prendo solo amici o parenti. No, assolutamente. Visto col signore di prima, per esempio, che io me lo prenderei, il signore di prima che era qui, io stavo ipotizzando, lei mi parla di capitali gestiti dalla regione o dallo Stato italiano, no? Cioè i 100.000 euro possono essere dati a tutti, basta che tu mi dimostri che cosa vuoi fare, come lo vuoi fare, quanto poi guadagnerai, così come una specie di borsa di studio lavorativo, cioè là dove io individuo un talento, ma io investo in quella persona. No, questo non posso è vero. Non investire, perché io sto sprecando valore umano, questo che poi va a finire all'estero, no? Questo è vero, cioè prima si poneva più attenzione. Una diagnosi umana. Prima si poneva più attenzione ai talenti nell'ambito della scuola, i ragazzi più meritevoli venivano premiati e venivano portati avanti. Effettivamente questa, che secondo me era un'ottima abitudine, un'ottima misura, oggi per ragioni di bilancio purtroppo è stata pressoché eliminata. Allora. Questa tavola rotonda sul problema della restrizione alla concorrenza
E mi è sembrato molto interessante l'inizio, tutta ovviamente, ma soprattutto l'inizio della relazione del collega Avvocato Pesce, perché in effetti a seguito del dibattito è venuto fuori proprio quel problema, nel senso di ci sono coloro che in un regime di non concorrenza sono all'interno, nel senso che hanno avuto in tempi non sospetti, sicuramente in modo corretto, eccetera, la loro bella licenza, la loro bella autorizzazione per fare queste cose, e ovviamente difendono il loro buon diritto, perché dicono: io sono arrivato, ho fatto degli investimenti, tu adesso mi tieni appeso, io non posso non fare investimenti, perché nessun imprenditore, anche se non è sicuro della possibilità, non può dire: io adesso smetto di fare investimenti finché non sono sicuro della mia possibilità di andare avanti, perché l'impresa, come dire, deve essere costantemente alimentata sotto forma di investimenti, se non muore. D'altra parte ci sono coloro che non erano in quella posizione favorevole all'inizio, sono ancora fuori e anelano a entrare. Una posizione dell'Unione Europea, ma che in effetti è anche la nostra nazionale, come dire, astrattamente affermata e in concreto negata, di dire: tutti devono essere messi in condizioni di poter concorrere perché il migliore possa esercitare correttamente l'impresa. La concorrenza serve proprio a questo. Come si stabilisce chi è il migliore? Attraverso la concorrenza, è il mercato che stabilisce il migliore. Se invece io contingento, introduco un soggetto terzo, che sarà anche una bravissima persona, ma che non è il mercato, che decide lui. Mi dice: quello mi sta più simpatico, quello mi sta meno simpatico, eccetera, eccetera. In tutta questa situazione in cui ognuno difende delle posizioni giustificate, noi abbiamo il famoso convitato di pietra, quello che, come dire, gode tra i due litiganti. Io sarei ancora più cattivo, e secondo me lo fa apposta, di far litigare i due. Ed è la pubblica amministrazione, è lo Stato. Nella dissertazione della collega Avvocato Turco, noi abbiamo visto come lo Stato italiano, nelle sue varie articolazioni, abbia sistematicamente cercato di disinnescare la normativa, facendo di tutto in modo tale da non darle la giusta applicazione. Perché se viene data la giusta applicazione, la normativa, anche se noi partiamo da una situazione di ristrettezza del mercato e di non concorrenza, alla fine lo apre il mercato. Certo che se io nell'aprire il mercato pongo delle disuguaglianze, delle ingiustizie, ovviamente do spago sia a quelli che non lo vogliono, sia a quegli altri che anelano, di creare quella confusione in cui oggi noi siamo. La sentenza della Corte di Giustizia che citavi prima, in effetti, quando parla di tutela del legittimo affidatario, affidamento, sostanzialmente specifica questo e dice: non è quello che oggi lo Stato italiano, nelle sue varie articolazioni, pensa che sia per creare quella situazione di conflitto, e cioè: tu sei già dentro, allora io ti tutelo facendoti restare di più. Ma è quello di dire: se tu sei dentro e hai fatto investimenti che oltrepassano quella soglia, tu devi essere... Io faccio la gara, se tu sei il migliore vinci, se non sei il migliore vince un altro, tu devi essere indennizzato perché hai fatto un investimento, ma ovviamente io devo essere sicuro che quell'investimento non sia un modo per, tra virgolette, fregare. Tu hai fatto un investimento sapendo di avere 5 anni, invece ne hai uno solo, 4 anni di investimento ti devono tornare indietro. È quello il tipo di tutela del legittimo affidamento corretto. A questo punto colui che viene lì e dice: io ho lo stabilimento balneare, così come io ho il camioncino del coso, e ho speso 200.000 euro perché in 5 anni li avrei recuperati, e dopo un anno io te lo tolgo, lo Stato deve dirgli: tu devi essere indennizzato per 4/5 di quell'investimento. Il primo anno l'hai ammortizzato, ma gli altri 4 no. E ovviamente deve tutelarsi, perché non è che questo fa apposta di fare l'investimento lucrando.
Posso precisare? Vorrei però precisare una cosa, sì. Che questo legittimo affidamento, la sentenza della Corte di Giustizia, lo tutela quando tu hai fatto l'investimento e ancora non era vigente il principio della trasparenza, cioè l'interesse transfrontaliero. Certo, siccome questa, diciamo, questa giurisprudenza si è formata prima degli anni 90, penso che siano ben pochi i concessionari balneari che possono pretendere questo legittimo affidamento, cioè quello ha precisato. Sì, naturalmente, poi è una questione di verifica della correttezza della posizione di partenza, a sua volta da tutelare. Come dicevo, al di là di quello che specificamente dice la sentenza e dei tempi da calcolare, è chiaro che se io oggi in una situazione di incertezza dico ho fatto investimenti per i prossimi 25 anni, uno mi può dire guarda, tu lo sapevi che era incerto, quindi non può essere tutelato. Cioè, tu lo sapevi che questo investimento, questa assegnazione, questa concessione tu la potevi conseguire soltanto a seguito di un bando pubblico, esatto, di gara. Esatto. Se tu l'hai ottenuta così, già era vigente un principio giurisprudenziale in virtù del quale quello era tutelato. Se io invece faccio l'investimento sulla scorta di una norma di legge che è entrata in vigore, che si applica e mi dice per 5 anni tu stai tranquillo, non mi puoi dire che io ho fatto un investimento sbagliato e non mi puoi tutelare l'investimento che io ho fatto. Certo, se tu mi dici facciamo le proroghe di anno in anno in violazione della Bolkestein e io faccio un investimento di 25 anni, pensando a un 25 anni, tu mi dici guarda, io ti posso garantire un anno che era quello che prudentemente tu potevi avere. Questo è, come dire, non tanto quello che dice la legge o quello che dice la sentenza, ma quello che secondo me è il senso comune per la tutela di queste posizioni. Se io invece, come dire, nell'ambiguità che caratterizza la pubblica amministrazione in senso lato, perché c'è di mezzo il Parlamento, ci sono di mezzo le leggi, quindi il potere legislativo, io sostanzialmente creo questa situazione e con, come dire, con il mio corrispondente che fa finta di non essere d'accordo con me, ma in effetti siamo d'accordo, io tengo l'ambiguità e lui fa gli investimenti per precostituirsi un titolo di merito per averlo. L'altra cosa che volevo dire è questo, io non ho una particolare conoscenza del procedimento della Bolkestein, eccetera, ma ho trovato da qualche parte, però non ce l'ho sotto mano, che la Direzione Generale Concorrenza aveva fatto delle linee guida sull'applicazione della Bolkestein, 86 pagine, dicendo questo non impegna la Commissione, eccetera. Io ti dico, ho letto solamente l'indice. Ci sono una serie di voci, divieto di, come dire, mettere questo criterio come criterio per distinguere, eccetera, eccetera. Ad esempio, quello di avere esperienza, quello della nazionalità, sono tutti criteri vietati. Appunto, quindi un disegno di legge predisposto in quel modo, fatto, esatto, bene, che serve soltanto a prendere, esatto, tempo. Esatto. E qui dovremmo introdurre una considerazione sul fatto che, come dire, l'Unione Europea fa la norma, ma poi la norma in se stessa, astratta, non significa niente se non viene tradotta in un fatto concreto, se non viene imposta. Tu stessa mi dici che la direttiva Bolkestein è stata approvata nel 2006, doveva essere recepita nel 2009, è stata recepita già un anno dopo dallo Stato italiano con la legge 59 nel 2010. Che siamo nel 2017, nel 2016 incominciano a esserci alcuni giudici nazionali che applicano il diritto europeo prevalente sul diritto nazionale, e io ti dico che probabilmente questo è un difetto da attribuire alla costruzione dell'Unione Europea, cioè di affidare a colui che deve eseguire l'ordine, lo Stato italiano, l'esecuzione dell'ordine. È così, ma permettimi di dire che è un sistema che denuncia proprio, come dire, la sua fallacia, perché oltretutto lo Stato nazionale italiano ha dimostrato che non lo vuole applicare.
Diciamo che negli altri casi funziona, noi siamo quelli che abbiamo preso più sanzioni di tutti, perché in Italia non funziona. Non funziona, certo. Ma neanche con le leggi nazionali funziona. Ma ci mancherebbe altro. Però io ti dico, come dire, un sistema per essere valido deve essere, come dire, calibrato sul non funzionamento, sullo stress, non sul miglior funzionamento. No, il fatto che non funziona ci mancherebbe altro. Questo è un punto importante che però attiene a quei 3-4 settori di, o ambiti di intervento dove gli stati sono gelosissimi. Quindi, perché certo, se ci fosse un giudice europeo, c'è il giudice europeo, diciamo, diretto, sì. Se potessero saltare i gradi nazionali, ci fosse un giudice europeo, naturalmente la musica cambierebbe, ma la giustizia è uno di quei 3-4 o 5 settori dove non solo l'Italia, anche altri stati hanno conservato una loro gelosa custodia di valori. Sì, un'ultima considerazione, anzi praticamente nessuna, e in effetti questo era un argomento in più che magari potremmo discutere, perché noi siamo intenzionati a fare un ulteriore incontro proprio per svolgere questo aspetto spiccatamente europeo, cioè il ricorso di cui si è stato fatto cenno alla Commissione europea e quanto questo funzioni e come funzioni, che cosa possa portare, e sarà oggetto di una futura tavola rotonda. Io volevo in questo momento ringraziarvi della vostra presenza, del vostro contributo, ringraziare ovviamente Radio Radicale per l'assistenza che ci fornisce ogni volta e per l'ausilio tecnico, per la registrazione di questi incontri, e per quanto non abbiamo potuto sviscerare questo, rimandarvi alla prossima questione, alla prossima tavola rotonda, sempre sull'argomento della Bolkestein, in cui potremo ulteriormente sviscerare, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione, sono ormai le 3, è finito. Grazie a tutti. Grazie anche da parte mia, perché il ringraziamento ci porta su un piano di equilibrio. In questo equilibrio porto un piccolo contributo, che solo quel piccolo momento in cui la socialità acquista coscienza nei fatti che si vedono, e nel mio piccolo, che è il massimo del piccolo, posso fare poesie, ma anche dire che il 13 maggio, se non sbaglio, perché la mia memoria è un po' così, non vaga, ma abbastanza larga da comprendere l'inutilità di averla certe volte se non porti un elemento. E l'elemento del 13 maggio è che le varie classi professionali, gli ordini costituiti, di cui voi sapete più di me le specifiche necessità di intervento, in quel grande quadro che è l'articolo 1 della Costituzione, che dice il lavoro, capitale lavoro, è l'incontro della coscienza sociale con la coscienza individuale, che qui si rappresenta nel ricordo del mio amico Marco, che è stato un personaggio che ha fondato alcune radici. Il mondo è pieno di radici. Le migliori sono quelle che producono ancora risultati. E allora un ringraziamento a tutti quanti, a questo spazio e allo spazio migliore che è legato alla filosofia delle scienze, intesa questa come necessità di dare significato alla filosofia, al linguaggio che tu svolgi, lo apri e dentro vedi il sorriso di Laura, avvocato Laura, che nella costituzione reale di quello che avviene nel mondo di oggi, la mancanza di tempo, e la donna che realizza questa realtà riprendendo i suoi spazi. Restringo il discorso perché la giornata è luminosa, vi ringrazio e lavoriamo insieme. Grazie, il 13 maggio, però tutti, anche io con una vecchia toga, cercherò di fare qualche cosa. Grazie. Grazie, arrivederci a tutti.